Siamo allo sport, parliamo di calcio. Intanto le ultime sulla società, quindi del Pescara, perché la segreteria del sindaco di Pescara, appunto Carlo Masci, era stata contattata, come ricorderete, nei giorni scorsi dal rappresentante di un'associazione di industriali di Milano che sembrava fosse attratta dalla possibilità di rilevare il club biancazzurro. Era stato lo stesso primo cittadino a rivelare l'accaduto nel corso della nostra domenica sportiva. Ebbene, svelato l'arcano, oggi il rappresentante di questa associazione di industriali di Milano ha telefonato al presidente Sebastiani per chiedere se la Pescara Calcio fosse interessata a comprare i crediti fiscali degli industriali di Milano. Dunque, nessun interesse per il Pescara, ma una richiesta completamente diversa. Parliamo invece di calcio giocato, perché la squadra continua la preparazione in vista del confronto sul campo della capolista Cesena. Si giocherà sabato alle 16:15 diretta in chiaro, lo rimarchiamo ancora una volta, su Rete 8, con ampio pre-gara a partire dalle 15:15. Sono tornati in gruppo da ieri, dunque recuperati completamente e arruolabili sia Vergani che Pellacani. Il rientro di Cangiano, c'è anche da sottolineare che ha scontato la squalifica per l'ex Inter, dunque parliamo di Vergani, arriverà sicuramente la prima convocazione dopo il lungo periodo di stop causa infortunio. Ricordiamo che ha saltato le ultime 11 partite di campionato per una distorsione, per un problema anche serio al ginocchio. Per quanto riguarda invece il Cesena, capolista del torneo del girone B, che tra l'altro potrebbe anche centrare l'aritmetica promozionale in Serie B con 4 turni di anticipo, in caso di successo, sempre che però la Torres non faccia bottino pieno giovedì nell'anticipo sul campo del Gubbio alle 20:45, De Rose out per un problema di natura muscolare, era andato in realtà in panchina nella trasferta di Lucca, ma non dovrebbe farcela, in dubbio l'ex Piacentini, e torna a disposizione Ogunseye, che invece aveva saltato la trasferta di Lucca perché fermato dal giudice sportivo. Per il tecnico biancazzurro, Emanuele Cascione, che ha debuttato con una vittoria importantissima in casa col Pontedera sabato scorso, è una sfida dal sapore speciale. Cascione infatti è il doppio ex, da 8 giorni è il nuovo allenatore del Pescara e da giocatore ha indossato le maglie di entrambe le squadre. A Cesena ha giocato 5 anni, dal 2013 al 2018, centrando una promozione in Serie A al termine della stagione 2013-2014, ha referto anche il gol del successo nel ritorno della finalissima playoff sul campo del Latina, verdetto finale 2-1 per i romagnoli, tra l'altro allenati in quella stagione da Pierpaolo Bisoli. In totale per Cascione, nei 5 anni di militanza nel Cesena, 124 presenze e 11 gol.